Allora, posso fare delle domande? Sì. Sì, allora, dimmi un po'. Velocemente però, facciamo questo gioco, io ti faccio una domanda e tu devi rispondere proprio velocemente, quindi devi essere molto concentrato, va bene? Sì. Ok. Allora, qual è il tuo colore preferito? Veloce. Il colore preferito. Veloce, eh? Qual è il colore preferito? Il microfono è fatto di nero e grigio. Ah, ti piace il nero e il grigio? Sì. Allora, lo sai come puoi dire? Mi piace il nero e il grigio Mi perché sono piace. i colori del mi. Perché sono i colori del mi. Del mixer. Del mi. Che cosa hai detto adesso? Del microfono. Perché sono i colori del microfono, per questo ti piace il nero e il grigio. Vero? Sì. Allora, dai, ripetiamo, dillo bene. Mamma, mi piace. Mamma, mi E il piace colore. il colore. È nero e grigio Perché perché sono i colori? Bravissimo! sono i colori del microfono. L'hai visto? Così ti risponde, fai proprio una frase bella fatta bene, ok? Sì. L'altra domanda. Qual è il tuo piatto preferito? Qual è il tuo piatto preferito? Velocemente. Bianco. Bianco. Ecco, mamma mia, sei proprio letterale tu, eh? Allora, io lo so che ti piace mangiare nei piatti bianchi, perché sono puliti. Però, qual è il tuo piatto preferito? Significa che cosa ti piace mangiare di più. Ok? Quindi, qual è il tuo alimento preferito? Facciamo così, ok? Il tuo alimento. Sì, il tuo alimento, il tuo cibo preferito. Qual è? Qual è il cibo preferito? La pizza. Davvero? La pizza fatta come? La pizza con che cosa? La pizza bianca? Con Con gli spinaci. gli spinaci, come quella che hai mangiato oggi. Ti piace tanto? Sì. Quando si dice, ascoltami, quando si dice qual è il tuo piatto preferito, si riferisce a quello che più ti piace, ma ti piace Mangiare. mangiare, ok? Va bene? Sì. Non è il colore del piatto, è un modo di dire. Di dire. È un modo di dire, bravissimo. Tu che cosa devi fare se una persona sta piangendo? Cosa fai? Carezza. Ah sì, gli fai una carezza? E oppure? Che cos'altro puoi fare? Cosa puoi fare? Che è quella faccia? Cosa puoi fare se una persona sta piangendo? L'abbraccio. L'abbraccio! Come si dice? L'abbraccio. L'abbraccio. Ok? Sì. Che cosa stai pensando? A cosa pensi che ti vedo proprio distratto? Non ti piace questo gioco? Non ti piace che ti faccio le domande? Sì. Ti piace? Sì. E a che cosa stai pensando? Però stai pensando ad altro. A che cosa stai pensando? Dillo a mamma. Che cosa vorresti fare? Quello che c'hai in testa, dillo. Non so. Che cosa vorresti fare?
Ah, un suono della chitarra elettrica. E che cosa ed è? Ed è fatta di blu e di rossa. Che cosa è fatta di blu e di rossa? La chitarra elettrica. Ah sì, quindi tu praticamente sei rimasto a quando io ti ho chiesto il tuo colore preferito, ecco perché non mi stai rispondendo. Ancora stai pensando a tutti i colori che ti piacciono e la motivazione. Sì. È così? Sì. Allora, visto che ti piacciono tanto gli strumenti, facciamo una cosa. Allora, provo a fare un racconto, ok? Così facciamo una cosa che ti piace di più. Un racconto sugli strumenti. Sei pronto? Sì. Ti piace questa idea? Sì. Vai. Fammi un po' il racconto degli strumenti. Come iniziano i racconti? C'era una volta... Bravissima. Una chitarra acustica che sa suonare il tren. Wah, 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 wah. Bravissimo! E il tren che cos'è? Che cos'è il tren? Una canzone. Ma è una canzone in spagnolo o in italiano? In spagnolo. Ah, ecco. E poi continua un po' il racconto. Che cosa è successo dopo? Cosa è successo dopo? Vai. Veloce. E poi c'è il chitarrone. C'è, ok. C'è il chitarrone. Che sappia suonare siguaraya. Che sappia suonare, si dice? Che sapeva suonare siguaraya. E siguaraya che cos'è? Un'altra canzone. Ah, ecco. E come fa siguaraya? Siguaraya. Che va, sin permiso, no va a tumbar. Che bella! Siguaraya, che va, sin permiso, non va a tumbar. Bravo! E poi continua un po' la storia, che cosa succede dopo? Eh? Che cosa succede e dopo? E poi dopo arriva il bongo. Dopo e arriva? Poi è arrivato il bongo. E il bongo che cos'è? È uno strumento a corde? No, è uno strumento a percussioni. Bravissimo, è una percussione. E che cosa ha fatto il bongo? Suona una canzone. Cosa ha fatto ma il bongo? Sta chi... Masta chisiera. Ha suonato questa canzone? Come fa questa canzone? Masta chisiera, la dado yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Bella, questa è quella che canta sempre nonno. E poi, che cosa succede? Tutti stavano suonando una canzone diversa e poi... E poi arriva il trombone. Anche il trombone arriva. E sa suonare la storia di un amore. La storia di un amore. E la storia di un amore come no hay otra igual. Che me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Che le dio luz a mi vida. Apagandola después. Bellissima questa. Questa è proprio una bella canzone, vero? Ay, che noche tan oscura. Sin tu amor no viviré. E poi? Ehi? E poi che cosa succede? Tutti sanno suonare insieme. Tutti iniziano a suonare insieme? Non ho capito, che hai detto? Iniziano a suonare. Ebbene? Bene? Perché prima stavano suonando male? Suonare? No. Insieme. Allora, quindi? Spiegati bene. Allora, quindi? Tutti gli strumenti? Tutti gli strumenti
Volevano suonare insieme. Bravissimo. E quale Vedi che quando sei canzone? concentrato dici bene le cose? Allora. Mambo che ricco il mambo, mambo che ricco sta, che la sta. Mambo che ricco il mambo, Allora, senti una mambo cosa, ma questi strumenti mancano. Che la sta. Allora, ascoltami un po'. Questi strumenti mancano dei particolari. Io non lo so dove suonano. Dove hanno suonato? Che strada? No, al teatro. In un teatro. Sì. Ma c'erano solo gli strumenti o c'erano anche delle persone che guardavano? E c'erano delle persone che E quando ci guardavano. sono delle persone che guardano in un teatro, come si chiamano quelle persone? Sono il pu? Il pubblico. Bravo! Sono il pubblico, le persone che guardano in un teatro si chiamano pubblico. Si chiamano pubblico. Va bene? Sì. Che Mi hai cosa mi hai fatto tolto qui? male tra i peli, tra le sopracciglia. Ma che cosa mi hai fatto? Mi hai tolto le sopracciglia? Me le hai fatte così? Tin, tin! Non ridere, fa il serio! Non ridere, eh! Notaria! Ponte serio! Notaria! Notaria, notaria, mirami. Notaria, fa serio. Fa serio. Notarias. Notaria. Sin reírte. Notaria, no. 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 Che lo fai ridere, papà. Notaria, 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 che pierde. Serio, serio. Io sono triste. Sono triste, mi metto a piangere. Devo fare Perché le coccole. non mi hai risposto prima? Allora, quando ero triste, il mio papà mi fa delle coccole. Ah, è Quando tu vero? sei triste, papà ti fa le coccole? Sì, Sì. certo, anche le Ah, allora è bravo carezze. papà. Senti, ma E invece se succede il contrario, se un tuo amico per esempio è triste? quando un tuo amico è triste, tu che cosa fai? Li abbraccio. L'abbraccio, che L'abbracci, bravo, vero? guarda. Oppure gli fai? Le fai le carezze. Le Pure gli fai le carezze. carezze all'amico, vero? Senti, bravo, Christian, e se papà si mette a piangere? Guarda un po', così, guarda un po'. Tu cosa fai? Mi sono fatto male qui, sto piangendo. Tu cosa fai? Mi dai un bacetto qua? Così mi dai un bacetto? E come dici, papà, non? Papà, non ti fare male. Con quella faccetta da paraculo. Non ti fare il culo. Ma sì, non ti fare male. Non ti fare Non dire parolacce. male. Senti, ma chi è il principe di Cristian, casa? digli a papà, non dire parolacce, Ma papà. chi è il principe di casa? Dov'è il principe di casa? Sono qua. E sono qua, il principe.